Siamo presso l'Opera Romana Pellegrinaggi con il Monsignor Andreatta. Sabato 20 sarà il giubileo per gli operatori del turismo. Perché l'idea di fare un giubileo dedicato appunto agli operatori del turismo a Roma e che cosa si aspetta di dare a loro con questo evento? Beh, innanzitutto non si può dare agli altri ciò che non abbiamo noi, quindi credo che tutti coloro che a Roma sono preposti all'organizzazione dell'accoglienza, siano essi gli alberghi, i ristoranti, i servizi dei pullman, i tassisti stessi, i negozianti del commercio, cioè tutti coloro che in qualche modo sono coinvolti nell'accoglienza di tutti i pellegrini che vengono a Roma per vivere un'esperienza specifica e particolare del Giubileo, che si concretizza anche attraverso il rito del passaggio della Porta Santa, è bene che per capire e poter avere la cognizione corretta di chi accolgono, siano loro stessi a vivere questa esperienza. Quindi li abbiamo invitati tutti a vivere prima di tutto una riflessione che la terremo all'Università Pontificia Lateranense nell'Aula Magna. Poi faremo anche noi il nostro percorso, il nostro pellegrinaggio dall'Aula Magna all'entrata della Basilica di San Giovanni Laterano, per poi entrare insieme a vivere l'emozione e l'esperienza del passaggio della Porta Santa e della celebrazione eucaristica con il Cardinale Vicario di Roma in Basilica di San Giovanni Laterano, che è la cattedrale di Papa Francesco a Roma, che è la chiesa madre e capo di tutte le chiese del mondo. È vero che il motto del Giubileo della Misericordia è siate misericordiosi come il Padre, essere misericordiosi come Lui. Misericordiosa, cosa vuol dire la parola? Deriva da tre piccole parole latine, miseris cor dat, sottinteso Deus. Deus dat il cuore ai miseri, dat cor miseris, dal cuore ai poveri, agli emarginati, ai lontani. Questo è vivere il Giubileo della Misericordia. E abbiamo voluto allora creare anche dei cammini a Roma, reali, concreti, per incontrare la storia, la cultura del passato. Questa città ha una storia di 2000 anni di cristianità. Pensi l'arte, l'archeologia. Pensi il gotico, il barocco, il romanico, l'antico impero romano, ci sono le vestigia dei nostri padri. Valorizziamole, ascoltiamole, cibiamoci, arricchiamoci tutto questo. E durante questi percorsi, questi cammini, ci fermeremo, perché nel pellegrinaggio c'è il cammino, ma c'è anche la sosta.